oggi Halloween. Megomani a tutti ragazzi. Ma porca di quella. Megomani a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono TheConquer94 e oggi siamo al primo video speciale di Halloween. Ragazzi, prima di iniziare questo video speciale ho voluto fare questa intro un po' speciale rispetto a tutte le altre che ho fatto, ma perché, come ho già detto, questo è il mio primo speciale che voglio fare su Halloween, e oltre a questo voglio farlo anche per festeggiare i 20 iscritti. Quindi prima di tutto voglio ringraziare ancora tutti quei ragazzi che si sono iscritti al mio canale, ma voglio iniziare questo Halloween con una nuova serie horror. Visto che ho finito la mia prima serie horror, che è The Forgotten One, ho deciso di iniziare, come dal titolo, in questa nuova serie. Io ragazzi finisco qui, spero che il video vi piaccia e buon Halloween a tutti voi. Eccoci qua, siamo arrivati su una nuova serie horror che voglio portare sul mio canale per iniziare sia per Halloween sia per i 20 iscritti, che è Cry of Fear. Io non ci ho mai giocato, quindi non so cosa andrò a giocare, e quindi iniziamo subito. Allora, Easy, Medium, Medium. Iniziamo subito, prepariamo la gola per gli spaventi e quindi vediamo un po' come, che cosa bisogna fare. Scusate, non siete voi, ma è Fraps che fa lo scemo, quindi non preoccupatevi. Ok, e questa è l'introduzione. Adesso vedremo un po' che cosa succede. C'è sempre questo calo di frame, che non riesco a capire da cosa è dovuto. Ciao gattino, gatto nero! Adesso basta che spunta fuori qualche strega e siamo proprio al centro. Ok, dovrebbe essere la metro, se non sbaglio. Qua tanto ci sono le macchine che vanno. Ok, Jordi Borema! Jordi, mio caro Jordi. Ok, ma è un treno o una metro? Per me sembra un... Si scoprirà, magari è da lì che inizierà tutto. Lasse Ullman, che c'ha l'H davanti. Ok, vediamo un po' se magari l'introduzione vada anche un pochino più veloce, saremo tutti più contenti. Ok, sì. Va bene. E quindi, così è da ammirare, non c'è neanche nessuna stella, non c'è niente. È tutto, se piove, è tutto coperto, cosa guardi in cielo? Ah, ok. E Desmond! E Desmond Miles! Penso. Ok, quindi che cosa facciamo? Vabbè. Perché l'ha beccato il controllore, per quello, ha dovuto pagare la multa. Va bene. Ok. Minchia, quanto pesa per andare questi passi qua? Bene, stiamo andando così a caso. Ok. Help me. Somebody. Oh, shit.
Ah, Simon si chiama, no, io ti chiamo Desmond. Ormai ti ho chiamato Desmond. Rispondi. È una Toyota. Ho detto... Proprio è andato contro la parete. Cioè, quindi... È sempre sto là, sta cosa. Porca di quella. Chi è? Mamma mia, c'ha una faccia. Ma dai. Cioè... vabbè, la macchina che ci butta addosso, va bene. Ma... Svegliati. Ah, perché sono addormentato. E cioè, c'è andato addosso. Chi è? Prendi te? Cosa prendi? Ah, posso... Ok. Ah, devo uscire. Bella foto qua. Ok, allora andiamo un po' a vedere. Ma Coca-Cola? Va bene, un po' di foto. Sono le 11. Allora, prima di tutto voglio dirvi che adesso sono le quasi mezzanotte, eh. Adesso andiamo un po' a vedere. Devo fare la foto. Ci sono. Ah, c'è anche il puntatore. Voi non so se riuscite a vederlo, ma. Io ti odio. Ah, io no, non ti conosco. Ok, qua c'è una porta. Qui non c'è un cazzo. Qua c'è un'altra porta. Qua c'è un morto. Buongiorno. Salve. Non c'è un ca... C'è una botola. Ci entriamo dentro. Vabbè, entriamo. C'è un'altra porta. Porca di quella, cos'era? Ah, devo entrare. Ah, c'è una porta. E come faccio a entrare? Ah, così, ok. Oh! No, no! Ma che cosa stai dicendo? Ma io fotografo tutto. Cosa c'era? C'era una persona. Io non posso. Ma è velocissimo però. Ma così quasi me ne torno indietro. No, devo per forza fotografare. Spavento! No, ragazzi, sto tremando, porca di quella! Che spavento! No, respira! È quello che ti chiedo anch'io, non è che... No, aspetta, no! Infatti, quello che mi sto chiedendo... Cellulare, aspetta... Thank you.
Ah, non ci ho credito? Beh, contento per te. Farti una ricarica prima di entrare qua, no? Mamma mia! Perduto in una città! Ah, non era neanche... Ok, qui c'è qualcosa? Ok, dobbiamo andare per forza di qua. Prendi per accedere. Dove sei tu? Torna a casa quando è possibile, è già tardi. E cioè, è scuro, ok. Ah, quindi qua posso accendere. Ok. Sì, però io sono più sicuro con un coltello, eh. Switchblade, è facile da usare, ma è inefficace a lungo raggio. Lo so. Vediamo qua cosa dice. Note? Niente, perché lui non sa scrivere. Benissimo. Qualcosa qua? No, bene, allora possiamo andare anche avanti. Che cos'è quello? Qui? Puoi usare la stamina, puoi recuperare quando... Ah, quindi quando salto, ok. Qui c'era qualcuno. Premi B per gli obiettivi. Ah. Trova un codice. E dov'è sto codice? Trova un codice nel del Bedlock. Ah, devo entrare dalla porta de con E. Ah, ok, ho capito. Benissimo. Ah, cioè, io ho detto contro la porta. Qui c'è una porta chiusa. Qua c'è uno, sembra uno zaino, qualcosa del genere. No, ci stavo riuscendo. Aspetta, voglio andare. Porca puttana. Solo voglio andare solo dentro qua. Sì, magari se corri prima. E non, no, mi sa che non posso andare su. Cos'è che? No, questa porta. Tutto, non posso muovermi. Benissimo. Io vado agli angoli perché io ho paura che mi spunti qualcuno alle spalle. Mamma mia che spavento prima. Il tumovale può essere usato per far luce per navigare nelle cose di buio, ok. Usa il mouse 1 per attivare la luce. Ah, posso cambiare... Non ho bisogno di questo oro, ok. Andiamo un po' in giro. Qua è un vicolo cieco. Lì c'è uno spiraglio. Non so capire perché la casa l'hanno fatta in quel modo lì. Ah, lì da dove sono entrato, ok. E va bene. Allora, io non so quanto durerà questo video. Spero soltanto che riuscirò a fare qualcosa per andare anche un po' avanti. Ok, siamo qua. Siamo qui. È il tempo delle streghe? Posso entrare in casa, che bello. Ok. C'è un computer.
Possiamo andare su Facebook? Penso di sì. Inserisci la pass, inserisci il nome. No. Ah, aspetta. Poi. Cioè, è del 1998. Proviamo. Devo cercare da qualche parte. Cioè, ma riuscirai a centrare una porta? Cioè, non dico tanto. No, qua non posso andare. Allora, sappiamo che lì dentro c'è un computer. Vediamo. Vediamo. Ok, qui sono tutte porte. Qui c'è un uomo, una persona, qualcosa. Cloudy Day. Cloudy Day. Credo che Cloudy Day sia l'username, per forza, o la password. Devo andare di qua, devo salire su di qua. Eccolo qua. E 4:45. Ok. Ok. Questo è stata semplice. Guarda, stiamo a parlare di Halloween. Stavamo a parlare di Halloween e è spuntata la zucca. Allora, Cloudy Day e A45. Come no? Cloudy Day? Ma allora sei un bastardo, ma certamente. E A40, E A45. Cloudy Day. O è l'incontrario? Jill 2718 David. Porco cane, chi era? Jill 2718 David. Qualcuno? Faccio avanti, se hai il coraggio. Su. Adesso dove devo andare? Ho trovato il codice del computer. E dove devo andare adesso? Devo tornare indietro. Ah, qui non ci sono andato. O sì. No, ci sono andato. Cucane, me sti scatti. Stai calmo. Ah, il codice della porta.
Cos'era? 27, 18? Entriamo. Devi trovare tre item nel tuo... Ora puoi usare tre item nel tuo slot. Quindi io posso usare questo e anche questo. Col cazzo. Se e devi utilizzare... Se devi, ah, devi... Ah. Tipo, tac, tac, capito? No, 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 no! Lì c'è qualcuno! Mamma! Mamma, per favore, mi chiami! Mamma, c'è uno lì! Ah, porca di quella! Non posso salvare? No. Vabbè. Andiamo, dobbiamo andare. No, ho chiuso la porta. La chiama la casa. Guarda la destra. Guarda a destra. Ah, c'è aperta la porta. Ora puoi salvare il gioco. Cos'è? Puoi salvare il gioco 5 individuali solamente, multiplamente nello stesso gioco. Che cosa mi stai di... Del sangue? Sul pavimento? Oh mamma... non voglio dire... Che cosa cavolo è successo qui? Martello? Oh cazzo... Oh cazzo... Oh cazzo! Ehi, dai! Muori! 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 Who was he? I gotta call police! Sì, bravo! Girati anche! Fenomeno, guarda dietro! Damn it! No signal. Ma mica avevi detto che non c'avevi più credito? Ma c'è una cosa qua! No, ci credo. Allora, facciamo così. Allora, signori, io finisco qua questo appuntamento perché mi è sembrato anche già abbastanza lungo. Questo gioco mi sta piacendo anche questo, tranne lo spavento di prima che ho avuto, proprio stramega fenomenale. Io mi fermo qua e quindi niente. Spero che questo appuntamento di Halloween vi sia piaciuto. Io continuerò a fare questa serie. Se volete vedere i prossimi video su Cry of Fear per vedere quanto riusciamo ad arrivare, perché io penso di finirlo tutto, iscrivetevi al canale qua sotto se volete vedere altri aggiornamenti, altri video come questo. Lasciate anche un commento qua sotto se anche a voi vi è piaciuto questo video. Lasciate anche un mi piace per sostenere questa serie, se anche questa serie di Cry of Fear vi sta piacendo. E noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ciao!